Eccoci qua nuovamente in studio, quarta parte di Block Notice. Abbiamo parlato di calcio fino adesso lo facciamo proiettandoci nel mondo dei dilettanti e soprattutto della terza categoria, un argomento di cui non avevamo ancora parlato. Assolutamente sì. In questa stagione. E ne parliamo con una società molto particolare, perché si tratta di una realtà neonata in territorio aretino, ma andrei a presentare subito i nostri ospiti, a cominciare dal presidente del Kerygma, Don Salvatore Scardicchio. Buonasera. Poi l'allenatore Roberto Poponcini. Buonasera. E il capitano in rappresentanza dei giocatori, Lorenzo Nofri. Buonasera, buonasera. Bene, si può dire che una realtà nata anche per volontà dei ragazzi. È vero che sono venuti a cercarli i ragazzi per mettere su questa società? Decisamente, è vero. Un giorno Galeotta fu una telefonata, i ragazzi mi chiamarono un po' in gruppo e mi dissero: Don, dobbiamo dirti una cosa bella. Erano, trasalivano di gioia. E dico: beh ragazzi, va benissimo, allora fatemi un attimino organizzare la giornata, ci vediamo. Avevo intuito che fosse qualcosa di interessante, carino, ma non avrei mai immaginato a questi livelli. E così in serata, incontrandoci nei locali della parrocchia, mi dissero: Don, noi vorremmo giocare a calcio, vorremmo sperimentarci in questa avventura e vorremmo fare un campionato. E io: bene, ottimo, era anche un mio desiderio riuscire a organizzare. Io avevo pensato qualcosa a livello parrocchiale o interparrocchiale di zona, quando poi mi dissero: no, ma noi vogliamo giocare con la FIGC in terza categoria. Allora a un certo punto un certo brivido mi trapassò dai piedi fino al capo e dico: beh ragazzi, è una cosa bellissima. E ovviamente gli dissi immediatamente sì. Poi dopo di pancia, poi dopo ci siamo messi a tavolino e abbiamo un attimino riflettuto, abbiamo ponderato, ci siamo messi d'accordo, abbiamo visto un po' il progetto, che cosa poteva essere per noi, le nostre possibilità, ma soprattutto il nostro obiettivo. E qual è questo obiettivo? L'obiettivo qual è? Certamente non sono i numeri del grande calcio o le vittorie, anche perché no, sicuramente siamo in finale di Coppa, ma ovviamente è far fare ai ragazzi una grande, forte esperienza umana attraverso lo sport, perché io poi credo fortemente che attraverso lo sport la persona, l'essere umano, i ragazzi, chi lo sportivo vive dinamiche che poi riesce a portare nella vita, in scelte di vita forti, adulte. Insomma, lo sport fa maturare. Ecco, il logo e il nome Kerygma, come nasce e cosa significa? Allora, il nome è un nome un po' particolare, effettivamente è una parola che viene dal greco, significa annuncio, è quello che un po' parlando, facendo un'incursione a gamba tesa nei Vangeli, è quello che Gesù racconta nei Vangeli quando porta il suo messaggio, è il nome tecnico per indicare quello che Gesù ha predicato, cioè l'amore di Dio, il Dio che misericordia. I ragazzi se lo sono scelti perché ovviamente la nostra è una realtà che si identifica a livello parrocchiale, interparrocchiale, e infatti nel logo sono rappresentate le quattro parrocchie di cui io sono felicemente parroco. E così con il progetto tecnico i ragazzi sono studiato, lo hanno costruito, ecco, proprio bene, sono rappresentate le quattro realtà territoriali, e cioè la Rana che rappresenta Ponticino col Palio della Rana, il Giaggiolo che rappresenta Casanuova, il Leone che rappresenta Laterina e il Cinghiale che rappresenta Pieve Maiano. Sono le quattro realtà, il bacino di utenza, le quattro realtà parrocchiali di cui sono parroco e da cui provengono i ragazzi della squadra. Faremo anche un po' di tecnica, no? Andiamo sì, in campo. Infatti andiamo in campo, vorrei iniziare subito con Roberto. Innanzitutto, come ti sei ritrovato in questa realtà, che si può dire che una realtà forse anomala, non se ne sente in giro tante di iniziative, no, come questa? Sì, no, io mi sono trovato molto bene, anche perché diciamo che faccio parte dei ragazzi, sono uno di loro, mi hanno scelto felicemente, sono contento di allenare questo gruppo di ragazzi fantastici. E quali sono gli obiettivi per questa stagione, con quali obiettivi siete partiti e quali sono state anche le grandi soddisfazioni avete vissuto finora in campo? Sì, fortunatamente non abbiamo pressione di vincere il campionato, di fare dei grandi risultati. E
si va avanti tranquillamente. La gioia più grande è quella di essere in finale di Coppa Provinciale di Arezzo, anche se quest'anno purtroppo ad Arezzo non c'è il girone di terza categoria, quindi ci hanno dirottato su Firenze. Sono delle trasferte lunghissime, un girone molto difficile, molto tosto, molto tecnico. Però noi, nella nostra piccola realtà... Questo non vi ha scoraggiato? Non vi ha scoraggiato? No, noi siamo una squadra di giovanissimi. Io ho atleti anche del 2002-2003, quindi siamo per questo anche un po' troppo giovani. Però la realtà è questa, il gruppo è questo qui. Come diceva il Donne, siamo in finale di Coppa Provinciale, per questo per noi è una grande soddisfazione per essere... Contro? Il Palazzo del Pero. Che verrà disputata giovedì 21 febbraio all'Arezzo Academy, al campo dell'Arezzo Academy. Lorenzo, a questo punto anche a te è doverosa una domanda. Innanzitutto, come vivete questa finale di Coppa? E poi che gruppo siete? Con tensione, quello senz'altro, perché insomma è pur sempre una finale. Noi si è iniziato, diciamo, con calma, con tanto divertimento prima di tutto, e quindi sicuramente essere in finale di Coppa, soprattutto per i più giovani, per i giovanissimi, per quelli che sono in squadra, che magari hanno meno esperienza anche proprio a livello calcistico, è un'emozione forte, perché il progetto è nato per divertirsi e poi insomma abbiamo visto che piano piano qualche risultato è arrivato, soprattutto poi con la finale di Coppa, ecco, quello senz'altro. Di seguito ne avete? Speriamo di sì, il progetto è quello, il progetto è di non fermarsi, quello senz'altro, quindi l'obiettivo è di continuare di anno in anno, anche perché appunto essendo una squadra giovane, insomma per qualche anno si spera che i ragazzi siano sempre gli stessi, anzi siano ancora di più, ecco. Immagino che insomma la rosa è partita già con un numero di giocatori abbastanza buono, siete giovanissimi, per te essere magari anche capitano è anche, devi dare anche il buon esempio, no? A questi giocatori, diceva 2002-2003, quindi insomma veramente veramente piccoli. Sì, diciamo che è un onore ma anche un onere e una responsabilità, perché comunque sono da carta d'identità il più vecchio, quindi ai giovani, oltre a dare il buon esempio, spero di far vivere quello che provo io tutte le domeniche, quello che si prova a giocare, quello che si prova ad essere in finale di Coppa, ecco, quello senz'altro. Dicevi, in casa va meglio quando giocate in casa? In casa va meglio, a Firenze siamo un pochino più in difficoltà, perché comunque ci sono campi più difficili, la tecnica, diciamo, prende un pochino il sopravvento e noi, essendo la prima esperienza, essendo giovani, soffriamo un po' il campo in trasferta. Noi che affrontiamo società che hanno anche dei grandi settori giovanili, juniors regionali, allievi regionali, giovanissimi regionali, noi ancora abbiamo solamente la nostra squadra, piano piano cercheremo di portare anche i più giovani anche a fare altri sport nella nostra realtà. Assolutamente, anche perché poi insomma la realtà fiorentina è tecnicamente valida, anche come bacino di utenza, c'è anche, come dire, dei valori tecnici con i quali vi dovete confrontare ogni settimana. Io volevo tornare da Don Salvatore anche per chiederle qual è il rapporto del territorio di cui è parroco con lo sport, al di là poi di questa esperienza di Kerigma. Vivo, bello. Beh, intanto la squadra stessa tutte le domeniche ha un bel seguito di ragazzi e diciamo tifosi che appoggiano e tifano per i ragazzi. La domanda riguardava un po' a largo raggio. Beh, nel mio territorio di parrocchia ci sono, c'è una bella realtà di basket, mi risulta, anche una bella realtà di scuola di danza, però già qui andiamo su altri versanti, e poi mi risulta anche una bella realtà di ciclismo, stavo dimenticando il pedale toscano. Assolutamente. Ecco. Il pedale toscano è veramente una punta di diamante del territorio. I valori dello sport per i giovani? I valori dello sport, io non vorrei fare
andare a scomodare massimi sistemi e grandi discorsi, i valori dello sport sono quelli che formano il carattere e che creano la spina dorsale e ti fanno stare in piedi nella vita. Io ci credo tantissimo. I ragazzi, che sia il gioco del calcio, che sia pedalare in bicicletta o che sia giocare di pallacanestro, penso che qualsiasi sia la specialità o lo sport, hanno qualcosa da imparare, qualcosa da approfondire, perché forgia il carattere, forgia l'interiorità e fa venire fuori le difficoltà personali, anche quello che la vita normale forse non riesce a tirar fuori, o comunque non riesci a tematizzare alcune problematiche nello sport, e con lo sport lo fai. E per quanto riguarda il fair play, perché so che avete anche un regolamento comunque piuttosto severo, che voglio dire non è nemmeno semplice quando poi si mettono insieme dei ragazzi molto giovani in uno sport come il calcio, che è molto fisico, molto sentito. Mister Capitano si sono guardati, dopo lo chiederemo anche a loro. Perché, allora, devo dire una piccola premessa. Quando si è saputa della nascita di questa realtà, un po' c'è stato all'improvviso un'attenzione mediatica che ci ha fatto anche piacere, ma nello stesso tempo ci ha sorpreso. E tutti hanno sottolineato questo aspetto, la bestemmia, il fair play e l'atteggiamento in campo. Ma lasciamo perdere ora la bestemmia. Però il fair play dovrebbe essere un punto di partenza, non ci si dovrebbe sorprendere se una squadra si dà come codice etico il fair play, anzi dovrebbe essere un punto di partenza obbligatorio. Poi dentro questo c'è il cammino, ecco, su questo vorrei proprio spendere due parole brevemente. Noi non pretendiamo che i ragazzi scendano in campo con lo stampino, per cui entrano nello spogliatoio, si preparano, e nella preparazione c'è anche il fair play. Il fair play è un qualche cosa che nasce, appunto, parlavo prima di carattere da forgiare, nasce giocando, lo capisci giocando e vivendo l'esperienza. Non c'è niente di preparato, non c'è niente soprattutto di codificato, lo impari, cresce il ragazzo in campo. Cresce, sbaglia, perché qualche errore l'abbiamo fatto da questo punto di vista, ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito di aver sbagliato e si va avanti. Nella vita è anche così, no? E si impara a chiedere scusa, a riconoscere i propri errori, a chiedere scusa e a ricominciare. E quindi si guarda con speranza, non con l'ansia di non sbagliare mai. Ecco, questo non è parte del progetto. Ridevate voi sulla storia del regolamento, ora ci spiegate perché. Io credo che sono 40 anni che faccio calcio, quindi in qualsiasi realtà c'è dei piccoli regolamenti, anche per, se no ognuno farebbe quello che gli pare, quindi ritardo non giustificato e anche qualche bestemmia. Ecco, raccontateci anche appunto quali sono magari le particolarità di questo regolamento e insomma, in che modo poi lo applicate. Prego, capitano. Il capitano l'incompetente. Sì, sicuramente bisogna lavorare, ci si lavora da inizio anno, è una cosa che insomma piano piano stiamo cercando di arginare, tra virgolette, agli allenamenti, la domenica. Quali sono, diciamo, le regole principali o comunque i... Ma le regole principali, sicuramente cercare di evitare il più possibile bestemmie e parolacce, che mi sembra, diciamo, quella sia più che altro una cosa di educazione oltre che, esatto, oltre che calcistica, ma anche perché ci alleniamo in mezzo ad un paese, quindi di sera col silenzio sarebbe anche una cosa un po' brutta, diciamo. Assolutamente. E poi sicuramente i ritardi, che diciamo la domenica durante gli allenamenti, quando si va a giocare la domenica, quindi avere rispetto dell'avversario, dell'arbitro, cercare il più possibile di, diciamo, avere un comportamento corretto fuori e dentro il campo, quindi quello senz'altro. Quindi coniugare questo poi con l'aspetto agonistico è... Esatto, cercare di, diciamo, di far camminare pari passo entrambe le cose, quindi sia il fuori che dentro il campo. Lettera. Quali sono le strutture sportive a cui vi appoggiate e che potete considerare casa vostra, insomma? Certamente una è quella di Pieve Maiano. La parrocchia ha la fortuna di avere un campo adibito proprio a campo calcistico prospiciente alla parrocchia, e lì dove i ragazzi fanno una preparazione. Poi abbiamo i due campi all'interno del comune, che da quest'anno è comune unico, il comune di Laterina e Pergine Valdarno. Abbiamo le due realtà di Laterina e di Ponticino. Ponticino è una frazione all'interno del comune di Laterina, e quindi abbiamo sia il campo di Ponticino che il campo di Laterina.
Ma lei la chiamano Don o Presidente? Don, decisamente Don, perché è una... Sì, no, ma questo è... ci si gioca sopra. Beh, quando siamo tra di noi, a scherzo, sì, Presidente, a scherzo tra virgolette, perché poi lo sono davvero, ma la mia figura è senz'altro quella del sacerdote, felicemente sacerdote, perché non mi sogno minimamente di pensarmi in un altro... Ecco, sì, appunto, in un'altra veste se non quella del sacerdote, che deve, sì, mi sforzo di dare loro una testimonianza di fiducia nei loro confronti. Ecco, è stato un grande atto di fiducia nei loro confronti, perché il progetto, oltre ad essere tecnico, sportivo, è pastorale, è umano, è sociale, etico, morale, tutte queste cose si messe insieme, ma alla base c'è il progetto umano, farli crescere come ragazzi, come futuri uomini di domani. Quindi futuro, un futuro marito, un futuro bravo ingegnere, un futuro bravo, che so io, qualsiasi sarà la loro scelta di vita. Credo che con queste parole di Don Salvatore possiamo chiudere nel migliore dei modi questa nostra puntata numero 17. Saremo stati a parlare ancora a lungo, molto, ma il tempo è tiranno, assolutamente. È una realtà molto interessante, magari avremo occasione da qua alla fine del nostro ciclo di trasmissioni di avervi nuovamente ospiti. Volentieri. Magari ovviamente con una coppa in più, perché chi lo sa. Potremmo fare il testa a testa poi con il Palazzo del Piero. Esatto, e vedremo un po', magari potremo fare una puntata speciale sulla finale di Coppa di terza categoria. E allora andiamo, io vado a ringraziare Don Salvatore Scardicchio, presidente Cheringa, e in bocca al lupo ovviamente per l'attività che svolgete, insieme al mister Roberto Poponcini e al capitano Lorenzo Nofri. Grazie a voi. Ovviamente grazie a tutti voi che ci avete seguito. Block Notes torna lunedì prossimo.